Torniamo a parlare anche di pagelle, di voti di una partita ufficiale della nostra Roma. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 in casa contro la Salernitana, una partita che ci ha fatto vedere dei lati sicuramente positivi come la doppietta di Belotti, la prestazione in mezzo al campo di Awar, la voglia di provare a vincerla fino alla fine, ma al tempo stesso delle cose non particolarmente esaltanti, tra cui una che al contrario era un lato molto positivo della Roma, almeno nella seconda parte della scorsa stagione. Ma prima di spiegarvi di cosa sto parlando e di entrare nel dettaglio dandovi i voti di ogni singolo giocatore, vi chiedo come sempre di lasciare un mi piace per supportarmi, un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, e se volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social vi lascio il link come sempre qua sotto in descrizione. Probabilmente questa sera farò una live sul sito Viola di un'oretta circa per parlare proprio di Roma e non solo, quindi vi invito a seguirmi ancora là se ancora non l'avete fatto. Detto questo, allora vi dico subito che questo video sarà, diciamo, in stile normale, nel senso che farò un video parlandovi semplicemente dei voti che ho dato a ogni singolo giocatore e basta. Però dal prossimo mi adopererò per migliorare un po' l'editing, aggiungendo magari qualche immagine, qualcosa che possa rendervi il video un po' più interattivo e magari più piacevole e scorrevole da seguire. Niente di troppo complicato, niente come la musica messa sotto la conferenza di Mourinho, che a quanto pare non è piaciuta a nessuno. Detto questo, partiamo subito, ovviamente, da Rui Patrício, la luce che ormai è distrutta, sta ballando dall'inizio del video, spero che non si noti troppo. Comunque, Rui Patrício voto 6, non ho voluto dargli di meno perché fondamentalmente non fa nessun errore particolarmente grave, non ha colpe sui gol, né il primo né tantomeno il secondo, non fa al tempo stesso miracoli, però non ha responsabilità. Se magari parliamo di tiri veramente parabili, centrali o quello che sia, ve l'avrei detto, però in questo caso non mi sento di responsabilizzarlo troppo. Detto ciò, ancora una volta la Roma si conferma una squadra che prende gol con una facilità disarmante. Magari in porta arrivano 2-3 tiri, però quando succede al 90% è quasi sempre gol. Non si può pensare sempre che sia colpa del portiere, però è possibile che siano tutti tiri imparabili. Però vabbè, ripeto, non è questo il caso, quindi gli do la sufficienza e andiamo oltre. Mancini voto 5. Prestazione veramente insufficiente di Mancini e a sorpresa, aggiungo, perché comunque lo scorso anno è stato uno di quelli che più mi ha convinto a livello di rendimento, ma anche di attenzione ai dettagli e concentrazione. Invece ieri non è solo lui il colpevole sul gol dell'1-1, però in generale l'ho visto tanto in difficoltà, vuoi magari per un apporto un po' discontinuo dell'esterno di turno, vuoi per una forma ancora da ritrovare, non lo so. Fatto sta però che l'ho visto in difficoltà sia per quanto riguarda la semplice marcatura, ma anche la gestione palla quando c'era, diciamo, da far ripartire l'azione. Quindi Mancini 5 pieno. Stesso voto anche per Smalling, che magari sbaglia meno nell'arco della partita, però fa un errore che è il più grave di tutti, cioè si fa saltare con fin troppa facilità da Candreva sul gol del pareggio. Capisco che Candreva sia comunque tuttora un giocatore di tutto rispetto, comunque uno che è bravo anche nello spostarsi il pallone velocemente, nel trovare tiri importanti, però da uno come Smalling non mi aspetto che cada subito sulla prima finta del giocatore. Di solito lui è sempre stato bravo nell'attendere e mettere la gamba nel momento opportuno, invece qua si è fatto proprio saltare all'improvviso, che se lo avesse fatto un Kumbula l'avremmo praticamente massacrato tutti. E se lo fa Smalling è giusto che lo sottolineo, proprio perché appunto lo fa un giocatore che di norma questi errori non li fa. Ovviamente qua adesso non è che dobbiamo subito disperarci e dire ok, è finita, non è più lo Smalling di un tempo, ci sta un errore ogni tanto, però è giusto anche sottolinearlo se lo fa lui, così come se lo dovesse fare qualcun altro. Llorente 6,5, è stato sicuramente il giocatore che più mi ha convinto del reparto difensivo, e non che ci volesse molto visto che Mancini e Smalling hanno entrambi giocato male secondo me, però l'ho visto superiore da un punto di vista di gestione palla, di attenzione difensiva, e tra l'altro ha fatto il lancio che ha portato poi al gol di Belotti. Ieri erroneamente ho detto Cristante, perché Cristante aveva fatto il lancio per il gol annullato per fuorigioco millimetrico, e per questo motivo l'ho confuso. In realtà quello che è stato poi decisivo è stato quello di Llorente, quindi si conferma non solo un giocatore utile dietro, ma anche bravo nel portare palloni in area avversaria. E se riuscissimo ad avere un giocatore capace a fare questo, può essere senz'altro un aiuto per riuscire a trovare il gol con più facilità. Quindi Llorente 6,5. Christensen
5,5, ma gli do l'attenuante dell'esordio in Serie A ufficiale. Quindi, se fosse stato un altro giocatore, ve lo dico tranquillamente, gli avrei dato 5 pieno. Gli do un mezzo voto in più perché non ha fatto errori, nel senso che io non ricordo delle occasioni nitide arrivate sulla sua zona di competenza. Però è stato veramente troppo basilare, nel senso che ha toccato pochi palloni, non si è fatto vedere quasi mai davanti. Ci vorrà del tempo, per carità, perché un conto è allenarsi con la squadra e fare qualche amichevole con squadre poco blasonate, e farlo in Serie A in partite ufficiali è diverso, quindi gli do comunque del tempo per ambientarsi, sperando chiaramente che ce ne metta il meno possibile. Aouar 6,5, mi è piaciuto a fasi alterne, quasi come se avesse un itch alla fine del cognome, ma non mi è dispiaciuto perché comunque l'ho visto ben inserito all'interno del centrocampo, io ho visto gestire molti palloni. È andato in calare, cioè magari anche per via del caldo, magari anche lui per un discorso di ambientamento ha fatto più fatica col passare dei minuti, però complessivamente, soprattutto nella prima parte di gara, l'ho visto ben inserito nella squadra e comunque già più pronto rispetto che altri giocatori. Quindi sicuramente può trattarsi anche lui di un acquisto importante e indubbiamente una valida alternativa se magari vuoi far giocare Pellegrini una volta oppure lui, oppure alternarli. Certamente a livello qualitativo è molto meglio dei vari Camara e del Wijnaldum visto con la maglia giallorossa, sperando chiaramente che la fortuna, e sapete a che mi riferisco, sia dalla sua parte. Cristante 6,5. Allora, qua è un 6,5 più risicato rispetto a War. So che è strano dirlo, però comunque gli ho dato lo stesso voto perché Cristante nel suo massimo, comunque nel momento migliore della sua partita, è stato veramente dominante in mezzo al campo. Io ho visto fare dei recuperi importanti, ha toccato tantissimi palloni, ho visto anche una statistica, tra l'altro ne parlerò magari anche nel secondo video di oggi che sarà l'analisi più tattica, diciamo, di questa partita, e l'ho visto veramente attento, concentrato. Poi è vero, sul gol del 2-2 si perde un po' in marcatura Candreva, però è altresì vero che lì secondo me c'è molto più merito del giocatore avversario che colpa del nostro. Certo, a sapere che avrebbe tirato fuori un tiro del genere, tutti quanti avremmo detto vai addosso, cioè a costo di fargli un fallo dal limite dell'area prova a fermarlo. Però ecco, secondo me, a parte quell'episodio, non mi è dispiaciuto e ha fatto una buona prestazione. Non posso dire lo stesso di Bove, al quale do un 5,5, non perché abbia fatto così male, non è che ha sbagliato cose clamorose, però è stato troppo impreciso complessivamente, l'ho visto un po' correre a vuoto, gli ho visto fare qualche scivolata, però quasi in ritardo, a volte anche rischiato, non ha fatto falli gravi, però l'ho visto un po' in difficoltà, ecco, mi è sembrato un po' un giocatore a ritmo diverso rispetto magari ad un Aouar, e quindi per questo motivo non arriva alla sufficienza, però complessivamente ha tutte le carte in regola per poterci riuscire. Io ve lo dico, con un reparto di centrocampo al completo e tutti al 100%, Bove non è il titolare, per me lo sono Paredes, ma volendo anche Cristante, diciamo che qua sono un po' diversi ma simili. Aouar e Renato Sanchez, io li vedo un po' così, a livello di qualità al 100%, però può comunque diventare una valida alternativa e questo va comunque considerato. Certo è che se ci fosse stato Pellegrini, su quella zona avrebbe giocato lui. Spinazzola, peggiori in campo, 4,5. Magari sarò un po' troppo severo con lui, però vi giuro, la sua prestazione è stata veramente irritante e mi dispiace anche, perché sono sicuro che professionalmente il giocatore si sia anche impegnato, però io ho visto perdere due palloni sulla linea laterale del campo senza nessun pressing, senza nessun giocatore vicino. Cioè sono cose che a certi livelli non puoi fare, nel senso, se ti danno un pallone tu non puoi perderlo così a caso se non c'è neanche un giocatore vicino che prova ad impegnarti. E di cose positive a me viene in mente una discesa sulla fascia, mi pare verso la fine del primo tempo o all'inizio della ripresa, non mi ricordo, ma per il resto tanti errori, tanti cross sbagliati, uno mi pare addirittura dall'altra parte del campo, e si è preso anche i fischi dello stadio, e mi dispiace, non è che devono essere giustificati quelli fatti alla prima giornata, però il vero Spinazzola non si vede da mesi purtroppo, e questo ne è una conferma. C'è stata quell'interesse, quell'offerta araba, ed è chiaro che se fosse stata reale
Avrei voluto più una sua cessione che una sua permanenza. Se penso ad esempio agli esterni dell'Inter, non per fare paragoni, ma si ritrovano con Cuadrado e Dumfries a destra, ma soprattutto Di Marco e Carlos Augusto a sinistra, cioè dalle loro parti Carlos Augusto è una riserva, almeno di partenza. Rendiamoci conto, però vabbè, non voglio stare troppo a piangere sul latte versato, per modo di dire. Belotti, 8. Qualcuno, anzi molti, gli hanno dato 7,5, però per me un giocatore che fa 2 gol, si conquista un mezzo rigore e ne fa un terzo annullato per mezzo piede, che gli volete dire? Cioè è vero che il primo gol non è regolare, però comunque parliamo di una cosa talmente piccola che io voglio lo stesso premiare il suo movimento e la sua voglia di fare. Questa è stata indubbiamente, di gran lunga, la partita migliore di Belotti, subito dopo o comunque di poco superiore a quella con il Salisburgo, in cui segnò un gol e fece veramente tanta roba. Anche ieri l'ha fatta, perché comunque si è guadagnato falli, anche troppi se vogliamo, si è mosso per tutto il fronte d'attacco, e nel finale è uscito stremato, uscito per modo di dire perché non è stato cambiato. Lì magari avere un'alternativa, anche un Duvan Zapata attuale, sarebbe potuto essere utile, perché magari lo cambi, metti un giocatore fresco lì davanti, su quel pallone messo in mezzo da Karsdorp ci si avventa lui e in qualche modo la mette dentro. Purtroppo adesso, ripeto, anche in questo caso è inutile stare a lamentarci troppo, però è chiaro, io l'ho detto spesso, Belotti per me poteva bastare a vincere con la Salernitana. Certo è che alla prima giornata, se tu non hai modo di sostituire una punta, dopo è normale che finisca stremato, e complessivamente per me, con l'energia che ha avuto, ha fatto veramente un'ottima partita. El Shaarawy, 6, un 6 di stima se vogliamo, perché magari in altre circostanze gli avrei dato anche un 5,5. È stato molto nascosto spesso e volentieri, cioè io ho visto fare qualche buona cosa, ad esempio l'incrocio dei pali preso nella ripresa, anche una discesa importante sul finale di gara che purtroppo non è terminata in gol. Però in altre circostanze mi sono veramente dimenticato che fosse in campo, e anche in questo caso deriva molto dalla mancanza di alternative lì davanti. Magari mettere un Solbakken al suo posto poteva servire, in qualche modo non è stato messo, si vede che sul norvegese ormai ci si punta veramente veramente poco, e questo è un problema, perché comunque il giocatore facilmente resterà in squadra, a meno che non arriveranno offerte degli ultimi minuti, e di conseguenza tu ti trovi un giocatore che stipendi ma che in realtà non, su cui in realtà non ci punti, e questo è un problema. Passiamo velocemente ai subentrati. Karsdorp, dal 65esimo per Christensen, 6, riesce comunque a dare più imprevedibilità alla fascia rispetto che il danese, riesce comunque a fare qualche buon passaggio, niente di che, però l'ho visto volenteroso, e per poco non faceva l'assist decisivo per il 3-2. 6 anche per Renato Sanchez, sono voti che do principalmente perché non posso dare troppo di più per quello che ho visto, però se devo dirvi la mia, comunque il suo ingresso non mi è dispiaciuto, perché ha fatto comunque dei movimenti in mezzo al campo interessanti, anche per cercare di togliere i pericoli dall'area di rigore giallorossa, e nonostante avesse pochi allenamenti con la squadra sulle gambe, l'ho visto comunque abbastanza inserito. Oltre a Renato Sanchez parliamo di Paredes, al quale ho dato un 6,5 perché ha fatto una partita, o comunque una mezz'oretta, con alcuni errori, soprattutto qualche lancio un po' impreciso, però ha fatto l'angolo perfetto da cui è scaturito il gol del 2-2, e questo va comunque considerato. Inizia anche per Zalewski, che prende il posto di un impalpabile Spinazzola e riesce comunque a far vedere delle buone cose, unite a qualche errore di troppo, ma sicuramente è una prestazione superiore rispetto a quello che è uscito al suo posto. In ultimo, senza voto, per Pagano, che riesce ad esordire in Serie A negli ultimi minuti senza riuscire però ovviamente a fare nulla, visto che mancava veramente pochissimo. Passiamo alla Salernitana. Per quelli che non lo sanno, che magari non si ricordano i video passati, il voto di squadra e il voto di Mourinho, Rapetti e Bruno Conti ve lo dirò nel secondo video di giornata. Il migliore, per forza di cose, Candreva, gli do anche a lui un 8 pieno, perché comunque si è preso in mano la Salernitana e ha fatto 2 gol, purtroppo per noi, uno più bello dell'altro. Il peggiore, Gyomber, al quale ha dato un 5 pieno, sbaglia in occasione del gol dell'1-0 e complessivamente lascia veramente tanti spazi in fase difensiva. Voto di squadra 6,5, perché comunque, nonostante le defezioni, nonostante un mercato secondo me insufficiente, sono venuti a Roma con coraggio e intraprendenza, non facendosi sovrastare da una mezz'ora di dominio giallorosso, ma riuscendo a pareggiare con
una magia di Candreva e poi a tenere, diciamo, il risultato fino all'ottantesimo, quando è arrivato il pareggio di Belotti, più nella precisione l'82esimo. Per quanto riguarda Feliciani, gli do un 6. Non mi ha convinto appieno, vi dico la verità, ci sono alcune cose che mi hanno messo qualche dubbio, ad esempio una spinta di Ghiomber in aria su Belotti, lì magari il VAR non sarebbe potuto intervenire e infatti non è intervenuto, lì magari doveva essere bravo lui a vedere che c'era quell'episodio così ed eventualmente dare il rigore, non so se lo ha visto e considerato non meritevole, però a parte quello, se vogliamo, gli altri episodi sono stati abbastanza giusti, nel senso che non ricordo episodi così gravi da farmi gridare al furto. Vero che dopo Taylor qualsiasi cosa mi sembra molto meno pesante, però non credo che ieri la Roma abbia pareggiato per colpa dell'arbitro o chi che sia. Quindi ragazzi, questi erano i miei voti di Roma-Salernitana 2-2, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo presto per il secondo video di giornata, un saluto e sempre comunque Forza Roma, ciao ragazzi.